Direi che se vogliamo vedere una partita di playoff, questa è una partita di playoff tipica. Abbiamo fatto un gran primo tempo e un cattivo secondo tempo, andando molto in difficoltà, però l'unica cosa che conta è che fra 2 giorni ci giochiamo un match point. Nel playoff non conta più niente, la prima, la seconda, la terza. Quando sono passate, quindi l'unica cosa che conta è che fra 2 giorni siamo qua per giocarci una partita che ci può portare in semifinale. Intanto vincere una partita qua con tutte le difficoltà che ci sono state era il nostro obiettivo, l'abbiamo raggiunto. Coach, siete stati avanti 39 minuti e 34 secondi, vabbè che poi conta nulla perché conta chi ha un punto in più alla fine. Giustamente, come hai detto anche nelle altre partite, quando è passata non si guarda indietro, però cosa hai pensato quando allora non sono passato a 26 secondi dalla fine? Ho pensato a come fare un canestro per vincere la partita. Ci abbiamo provato la prima occasione, subendo un fallo, ci abbiamo riprovato la seconda occasione, segnando un canestro a 3 punti. Il significato di quella tripla d'angolo messo da un ragazzo che rappresenta un po' lo spirito di questa Verona Cucina. Ma è stato bravissimo nel corso della partita, ha giocato con grande aggressività, desiderio. Quando qualcun altro è andato in difficoltà si è preso anche responsabilità, poi l'ultima è una responsabilità chiaramente la più grande di tutti, perché è il canestro che ci permette di vincere la partita, però non è che c'è un significato particolare, è importante sapere di poter contare su tutto il roster disponibile e Saverio stasera si è fatto trovare presente in modo molto consistente. Ci sarà un pensiero nel ritorno che ti accompagnerà più di altri, al di là del senso finale poi della gara? No, nessun pensiero, c'è solo giocare una partita sperando di doverne giocare una o eventualmente di doverne giocare due contro una squadra che avete visto, ha qualità, talento, non muore, ha esperienza, quindi tutto quello che avevo detto in sede di presentazione stasera si è verificato e se, onestamente se avessimo perso sarebbe stata un po' una beffa, ecco. Aver vinto significa essersi portati a casa una partita, secondo me dovevamo tanti meriti. Ma abbiamo veramente rischiato di perderla e questo sarebbe stato molto pesante da smaltire. Non è così, e quindi più che pensieri dobbiamo pensare a cosa far meglio delle cose che abbiamo fatto meno bene e replicare quelle che abbiamo fatto bene. Complimenti, grazie. No, grazie.